a tutti, oggi abbiamo con noi Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore, che insieme a Lorenzo Colombo e Filippo Bonaventura gestisce una delle pagine a tema astronomico più seguite del momento. Stiamo parlando di Chi ha paura del buio, sicuramente ne avete sentito parlare, ma oggi ne parliamo un pochino meglio. Come è iniziato questo bellissimo progetto e che cosa c'è dietro alla frase Chi ha paura del buio? Allora, iniziò molti anni fa, nel 2012, lo fondò Massimiliano Bellisario, che è un medico di famiglia che tra l'altro opera nella zona di Bergamo, proprio la più colpita adesso. Iniziò, diciamo, come una pagina che era uno specchio di un libro che aveva scritto lui, che si chiamava appunto Chi ha paura del buio, di una tempesta solare tipo quella dell'evento di Carrington. Cosa potrebbe succedere se una tempesta così ci colpisse adesso con tutta la tecnologia che abbiamo, i satelliti, tutta la tecnologia che è evoluta in questo secolo. Quindi raccontava un po' questo scenario simile apocalittico, come conseguenza appunto di una tempesta solare di questa portata che colpiva la Terra. Quindi all'inizio era nata come una pagina in cui si parlava soprattutto di attività solare, quindi tutti quei fenomeni legati al Sole. Io e Lorenzo siamo entrati nel dicembre 2013, facciamo anche divulgazione in un modo abbastanza rozzo, nel senso non sapevamo ancora come porci con il pubblico, come scrivere i post, che immagini usare, quindi una cosa che poi quella abbiamo maturato nel corso degli anni. E all'inizio, quando siamo entrati io e Lorenzo, che quindi avevamo determinate competenze astrofisiche, perché avevamo tutti e due fatto astrofisica, abbiamo iniziato ad ampliare un po' il panorama degli argomenti. Abbiamo iniziato a parlare più di astronomia pura, di astrofisica, di missioni spaziali, che dei temi legati ai cambiamenti climatici. Quindi all'inizio il titolo Chi ha paura del buio era proprio il buio causato dal blackout delle tecnologie causati da una tempesta solare, e si è trasformato poi un po' nel buio appunto dell'ignoranza, quindi cercando di fare divulgazione per combattere, diciamo, questa base di ignoranza che i social hanno contribuito a manifestare in buona parte della popolazione. Ovviamente a volte trattiamo anche notizie che sono sostanzialmente delle fake news, quindi facciamo il debunking di eventuali notizie di bufale, però non è quello il nostro scopo. Il nostro scopo non è confutare notizie false, il nostro scopo è quello di divulgare le ultime notizie relative all'ambiente spaziale, astrofisico, astronomico o climatico. Non solo news, ma a volte cerchiamo anche di, come stiamo cercando di fare anche con le live ultimamente, cerchiamo anche di trattare argomenti più specifici, più tematici, che non sono solo news, ma ad esempio abbiamo fatto l'evoluzione stellare, che quindi sono proprio argomenti completi. Questo un po' in breve lo scopo della pagina, ecco. Qual è la bufala più assurda a cui ti sei trovato a rispondere? È difficile da dire, onestamente, perché la prima volta che abbiamo trattato una bufala sulla pagina è stata quella relativa alle sci chimiche. Però dire assurda è comune più che assurda. Ci siamo molto spesso dedicati a cose relative a, ad esempio, asteroidi, che quelle ogni volta che ne uno c'è quello che ripassa adesso a fine aprile, quindi ogni volta ritornano le cose allarmistiche. Però soprattutto cerchiamo di trattare le bufale maggiori che noi trattiamo sono quelle relative al clima, che non sono assurde perché sono diffuse, sono quelle più rischiose, se vuoi, perché è proprio a causa di quelle che abbiamo ricevuto minacce di morte. Purtroppo gente che crede che Facebook sia un porto franco dove ogni cosa è permessa, dove non valgono le leggi della società civile, io li ho denunciati, quindi probabilmente si accorgeranno che le leggi valgono anche su Facebook. Per cui sì, purtroppo no, non è sempre un mondo, diciamo, così tranquillo, ecco. Terrapiattisti. Terrapiattisti, ma sai, alla fine qualche volta ci è capitato quando abbiamo fatto alcuni post, però molto una manciata, non di più. Sono molti, molti di più quelli che credono alle sci chimiche o che negano i cambiamenti climatici. Quindi sono veramente molti, ma molti, ma molti, ma molti, ma molti di più. Volevamo farti una domanda che facciamo un po' a tutti, perché diciamo è quello che più ci accomuna. Com'è nata la tua passione per le stelle? Era una cosa, diciamo, già da piccolo oppure è una cosa che è cresciuta nell'avanzare degli anni? No, fin da piccolo, ma ancora prima di iniziare le elementari, mi ricordo che era in generale la passione per il cielo e avevo la passione per la meteorologia, che
che mi è rimasta tuttora è per l'astronomia. Quindi io fin da piccina avevo libri su libri sulle nuvole, sul tempo, sui pianeti. Il primo telescopietto credo che me lo comprarono i miei, avevo 6-7 anni. Quindi iniziò così. E la gente che mi chiedeva che cosa vorrei fare da grande, io non avevo dubbi, dicevo astronomo. Quindi, avevo... Vabbè. È stato anche grazie ai miei genitori che mi hanno permesso di fare questi studi che non sempre sono ben visti, visto che si ritiene nessuno da, che cosa vai a fare di lavoro, di qua e di là. Che da un lato può essere vero, però vivo una volta sola, quindi io ritengo che uno debba seguire le proprie passioni. Però alla fine è uno dei lavori più belli del mondo, quindi... Sì, sì. Assolutamente sì, se uno ha quella passione e riesce a fare questo lavoro è assolutamente uno dei migliori, senza alcun dubbio. Però ho visto sulla tua pagina pubblicate anche notizie, non solo di astrofisica. Se in un brutto sogno ti dicessero che non puoi più fare l'astrofisico, quale scienza ti dedicheresti? Meteorologia. Ok. Senza alcun dubbio, dal mio punto di vista, meteorologia, anche se ci sono alcune discipline che mi hanno sempre affascinato, come la geologia. Al primo posto meteorologia, quindi le scienze dell'atmosfera, e al secondo credo la geologia. Che poi comunque sono, cioè soprattutto la meteorologia è una scienza abbastanza importante anche per l'astronomo, perché sì. Purtroppo dipende, è vero anche che nei telescopi ovviamente quelli più importanti sono messi in punti dove principalmente il tempo è buono per l'osservazione, però... soprattutto in quelli più piccoli, tipo quelli che sono vicino a casa nostra, Asiago, Loiano, dobbiamo tenere conto proprio della meteorologia per progettare, diciamo, l'osservazione. Sì, perché abbiamo un clima più variabile qui ovviamente rispetto al deserto. Però c'era prima di Natale, mi pare, che l'ESO aveva bandito un concorso per un posto di meteorologo senior al VLT, in Very Large Telescope, proprio per poter pianificare meglio le osservazioni. Quindi anche loro si servono di proprio in loco di meteorologi professionisti, per cui giusto per confermare quello che dici tu, insomma. Tra l'altro soprattutto per scegliere i luoghi in cui costruire gli osservatori. Ritornando alla pagina, come è nata la tua passione per la divulgazione? È un qualcosa, diciamo, che desideravi fare o che, diciamo, hai trovato e hai imparato via via? No, è stata una cosa totalmente casuale. Io entrai nella pagina perché a quel tempo, 2012-2013, avevo conosciuto una pagina che si chiama Attività Solare, che è una pagina di fanatici negazionisti climatici e che ogni tanto si spingevano anche a trattare altre robe. E mi ricordo che io commentai un post di questi qua, che c'era un rilevatore di raggi cosmici in Norvegia che era stato, a quel tempo era stato spento una notte per manutenzione, e questi avevano preso i dati che si erano interrotti come se fosse indice di un'esplosione in massa di supernove all'interno della nostra galassia, e quindi eravamo in pericolo. E io, che durante il dottorato stavo facendo un progetto proprio dedicato alle supernove, uno mi linkò questa cosa e io commentai dicendo: voi siete totalmente fuori di testa. E questi mi bannarono. E Massimiliano mi vide che commentai anch'io questi qua, e allora mi contattò: hai visto questi di qua di là, tu sei astrofisico, ma ascolta, io ho una pagina, che ne dici di iniziare a scrivere qualcosa per me? E io ho detto: vabbè, dai, proviamo. Era senza impegno, e poi da lì, più passato il tempo, più la passione si è radicata. Sono quelle cose che scopri casualmente, ma che alla fine avevi in qualche modo dentro, ecco. Ha funzionato, diciamo. Sì, ha funzionato, diciamo di sì, dai. Con sacrifici, assiduità e fiducia, alla fine siamo cresciuti abbastanza, quindi è andata bene, dai. Poi appunto c'era Lorenzo, poi Filippo è entrato un anno e mezzo fa, nello stesso tempo in cui Massimiliano se ne andò, e quindi adesso siamo noi tre. Diciamo che oltre al progetto di divulgazione, e ad oggi si è alle prese anche con il progetto Euclid dell'ESA. Ci puoi raccontare qualcosa su questa missione? Sì, allora, io iniziai a lavorare per l'ESA, per Euclid, nel 2016, appunto a settembre, dopo che avevo finito il contratto alle Canarie, cambiando abbastanza campo di studi, di ricerca. Euclid è una missione spaziale che dovrebbero lanciare tra 2 anni, se tutto va bene. Sarà dedicata allo studio della geometria dell'universo oscuro, ovvero avrà tra i compiti principali quello di mappare la distribuzione di materia oscura nell'universo, studiando la distorsione delle forme delle singole galassie causata dalla
materia luminosa scura presente tra noi, le galassie che osserviamo, e con l'obiettivo di studiare anche come si è evoluto l'universo, quindi come si è evoluta la distribuzione di materia nel corso delle ere cosmiche, e questo permetterà di avere informazioni fondamentali anche sull'energia oscura, in particolare su alcune delle grandezze relazionate all'energia oscura, che è appunto importantissimo per capire anche il destino dell'universo. Per cui avrà questi due compiti principali, c'è tutta un'altra serie di obiettivi secondari legati ai vari modi di osservazione, ma insomma questi sono gli obiettivi principali. Io mi occupo in particolare di scrivere tutta la pipeline di riduzione dati, che si chiama Quick Look Analysis, che sarebbe sostanzialmente, una volta che i dati vengono scaricati dal satellite, nelle 4 ore di contatto quotidiano tra satellite e la Terra, verranno scaricati tutti i dati presi quel giorno prima, da lì a 24 ore prima. Quello che sto preparando io si occuperà di analizzare tutti questi dati scaricati dal satellite entro 48 ore dal download, per vedere se tutti i parametri sono all'interno di quelli richiesti. Sono dati scientifici, dati di calibrazione, quindi flat, i bias, classiche immagini di calibrazione che si fanno anche da Terra, tutta la parte di telemetria, quindi la temperatura degli strumenti, puntamento del telescopio, quindi tutte queste cose per vedere se è tutto a posto, ad esempio per quanto riguarda il puntamento, per vedere se sta puntando nella direzione in cui era pianificata la survey. La telemetria è quello che è relativo alla temperatura degli strumenti, che sono nel visibile e nell'infrarosso, quindi soprattutto nell'infrarosso è importante, anche nel puntamento, quindi quello che la mia pipeline farà sarà analizzare tutti questi dati e vedere se i parametri sono all'interno di quelli richiesti. Ho fatto l'esempio del puntamento, sappiamo che quella determinata osservazione deve puntare a quella zona di cielo, quindi le coordinate devono essere ad esempio entro un certo errore. Per le immagini scientifiche noi prevediamo una certa densità di galassie in quella zona di cielo, quindi la densità di galassie nell'immagine scientifica non deve essere entro un certo errore, di nuovo, attorno a quella attesa. Quindi tutto questo tipo di analisi per tutti i tipi di dati, per vedere che non ci siano problemi. Nel caso di problemi dovremo analizzare più in dettaglio i dati, quindi scaricarci di nuovo i dati problematici, analizzarli in dettaglio, e in caso di problemi grossi contattare ESOC, che è il centro controllo missioni in Germania. Poi ho una serie di progetti secondari con alcune persone all'ESA, ad esempio nel 2017 ero stato alla Silla in Cile per osservare ammassi di galassie, però diciamo questi fanno parte di progetti secondari. Parlando invece di un mondo completamente diverso, quello della televisione, nel 2018 siete comparsi in un programma da nome omonimo dalla vostra pagina, condotto da Daniele Bossari. Come ti è sembrata questa esperienza in questo mondo completamente diverso? Ma è stata interessante, diciamo che noi all'inizio eravamo un po' scettici, perché comunque il nome di Daniele Bossari era legato alla tradizione mistero, eravamo un po' scettici, per cui abbiamo deciso comunque di scommettere su questa cosa, e alla fine è venuto un prodotto carino. C'erano alcune cose che esulavano totalmente dagli argomenti della pagina, proprio relative alla tecnologia, hanno parlato di arti robotici, ad esempio nell'ambito della medicina, quindi sono cose che noi non trattiamo, però tante cose hanno parlato anche di clima con Luca Mercalli, quindi alcuni argomenti erano proprio legati. Noi avevamo una rubrica che era gestita totalmente da noi, e noi abbiamo scelto gli argomenti, noi abbiamo preparato i testi, loro non hanno assolutamente interferito, e una volta che avevamo tutto pronto poi siamo andati a Milano a registrare. È stata un'esperienza interessante, insomma, vedere un mondo che è completamente al di fuori del nostro abituale, per cui è stata un'esperienza interessante, corta, però interessante, insomma. Non ci ha portato chissà che numero di followers in più, perché la pagina Facebook non era praticamente mai apparsa, però insomma è stata un'esperienza divertente. Quindi diciamo che forse un nostro piccolo sogno nel cassetto, un giorno, tra qualche anno magari, poter riuscirci anche noi di un'apparizione alla TV, ecco. Beh, è stato un po' casuale alla fine, perché uno dei produttori seguiva la pagina e gli era venuta in mente questa idea, quindi diciamo, è stata un po' fortuna, però si può dire che abbiamo fatto TV, ma alla fine sono state 4 puntate, c'era l'idea di farvene altre, per ora è rimasta lì, vedremo se in futuro capiterà, però diciamo è stata un'esperienza divertente, dai. E allora torniamo invece ad una notizia fresca. Avete appena annunciato l'uscita del vostro primo libro, Se tutte le stelle venissero giù.
E puoi dirci qualcosa su questo, ovviamente senza spoiler? Allora, la cosa è stata curiosa, un po' frutto anche qui della casualità, perché il 30 settembre, comunque a fine settembre, io e Filippo Lorenzo facciamo una chiamata Skype in cui stavamo decidendo un po' le strategie, tra virgolette, per i mesi futuri, no? Quindi per cercare di evolverci un po' di più. E tra queste c'era l'idea di scrivere un libro, all'inizio ovviamente per conto nostro, quindi avevamo tirato giù una serie di argomenti da poter trattare. Uno di questi era, visto che noi sulla pagina abbiamo spesso fatto post su what if, quindi cosa succederebbe se, prendendo spunto da una serie di post che noi abbiamo fatto nel corso degli anni che trattavano proprio questi argomenti, quindi cosa succederebbe se la Terra fosse piatta davvero, o se fosse a forma di ciambella, o se il Sole sparisse all'improvviso. Una delle idee di possibili libri che all'inizio dovevamo scrivere per conto nostro era questa. Il caso ha voluto che 10 giorni dopo ci inviò una mail uno dei responsabili della Rizzoli, dicendoci: ma sappiamo che avete sta pagina, scrivete cose interessanti di qua di là, e sareste interessati a fare un libro per noi? E quindi la cosa capitò proprio incredibilmente a fagiolo. Quindi io andai a Milano un giorno con Filippo, ci chiesero se noi avevamo in mente gli argomenti, noi ovviamente li avevamo discussi 10 giorni prima con io, Filippo e Lorenzo, quindi... E abbiamo proposti, e uno di questi gli è andato bene, che era appunto qualcosa sul genere what if. Erano abbastanza entusiasti all'idea, curiosi di fare qualcosa su questo stile, e quindi alla fine iniziò a prendere piede il progetto. In qualche mese, a fine febbraio diciamo, avevamo finito di scrivere, e quindi tra una revisione e l'altra, insomma, i tempi erano poi quelli di maggio, 12 maggio è la data ufficiale di pubblicazione, quindi diciamo è stata un'idea che avevamo nell'inizio, ma è che il caso ha voluto che poi si presentassero questi qua di Rizzoli, che ci ha detto bene, ecco. Allora, siamo tutti curiosi di leggere questo libro e aspettiamo maggio. Il periodo non è dei migliori, perché purtroppo librerie chiuse, non possiamo fare i giri di presentazione, però vabbè. C'è più tempo per leggere a casa. Sì, può essere un vantaggio, però appunto ci perdiamo, molte persone comprano direttamente le librerie, per cui quello un momento lo perdiamo, e appunto tutta la parte di presentazione dal vivo del libro, che al momento non si può fare purtroppo. Però c'è il marketing di Astronauts. Quello senza dubbio. Meglio di un in-store della Feltrinelli. Beh, sicuramente più piacevole, eh? Questo senza dubbio. Va bene, allora ringraziamo Matteo Miluzio e tutto il team di Chi ha paura del buio per averci concesso questa intervista, e ci vediamo alla prossima Astro Intervista. Grazie a voi.